E allora iniziamo con il miglior portiere di questo torneo. Verrà consegnato il premio, verrà dato il premio da Guido Braida, il presidente Calcio Caorle, che naturalmente cogliamo l'occasione per ringraziare, perché ha contribuito, intanto contribuisce a dare davvero prestigio alla città di Caorle per quanto riguarda tutto lo sport qui, ma naturalmente anche per quanto riguarda il Calcio Caorle. Ma come sta andando? Siete in promozione? Prima categoria. Come sta andando? Beh, siamo arrivati sesti. Insomma, vi siete salvati, metà classifica, buono, un buon risultato. Miglior portiere del torneo, allora, è Miguel Vieira del Benfica. Eccolo, Miguel Vieira. The best goalkeeper with the hat. Where is your hat, Miguel? Dov'è il cappello? Ciao Miguel. Ciao. Bravissimo, Miguel Vieira, il miglior portiere del torneo. Adesso passiamo al capocannoniere del torneo, dovrei dire Picicci, visto che parla spagnolo. E allora Ivan Morsiglio Fernandez con 10 gol vince il capocannoniere, oltre naturalmente alla finale, 2 gol in finale per il più anziano di questo torneo. È nato il 1 gennaio del 2006, dopo non poteva nascere perché altrimenti non avrebbe partecipato. Eccolo qui Morsiglio Fernandez. Il premio glielo consegna Renato Nani, presidente Fondazione per lo Sport di Caorle. Anche lui lo ringraziamo per tutto quello che sta facendo qui a Caorle per lo sport. Sentiamo cosa... No, Morsiglio, Fernandez, Fernandez, dove vai? Donde vas? Come stas? Io sto molto bene, per ganare la finale. Ma parla già, cioè, tipo che un'intervista vera. E chi è il tuo idolo? Beh, mio idolo è Griezmann. Griezmann, ah, e Fernando Torres? También, pero me fijo en Griezmann. E senti, e il Cholo Simeone? Muy buen entrenador. Un giorno, magari, un Dias. Un gran entrenador. A ver. Opa Atleti. Opa Atleti, grazie Morsiglio Fernandez, grazie. Proseguiamo con il miglior giocatore di questo torneo. Ha giocato in una squadra che quest'anno, rispetto a quello che è stato l'anno scorso, si è dimostrata davvero all'altezza, davvero di un livello pazzesco, oserei dire, ma in tutti i suoi interpreti. Consegna il premio Leonid Novoselski, che definisco presidente del Brand Champions Trophy, ma mi sembra riduttivo perché è tutto fuorché lui solo il presidente del Venice Champions Trophy, è l'artefice di tutto questo. E allora il premio va a Milard Armizade, il capitano del Lugano. Ciao Milard. Grande abbraccio tra Leonide e Milard Armizade. Come stai, Milad? Come stai? Bene, bene. Sei contento per quest'anno? Tanto. Beh, insomma, meglio dell'anno scorso, no? Sì, sì. Basta, vabbè, è contento. È il miglior giocatore del torneo, Amirzade. Chissà se qualche anno lo rivedremo, magari. Grazie naturalmente anche a Leonid Novoselski, ma avremo modo di parlare poi tra poco con lui. Prima... Il premio Fair Play va alla squadra brasiliana del Corinthians, che è già qua, mi sembra. Eccolo qui, Renato già ride, probabilmente si è sorpreso, ma invece è così. Eccolo qui, guardate com'è contento. Ritira il premio Renato? No, consegna il premio Giuseppe Boatto, assessore allo sport di Caorle. Grazie anche a lui per aver permesso tutto questo. Il premio Fair Play va ai bambini del Corinthians. Giratevi, gira. Alla foto.
Grazie allora al Corinthians, obrigado, obrigado Corinthians. Il premio fair play. Adesso ricominciamo invece con le coppe e le medaglie, perché al quarto posto di questa seconda edizione del Venice Champions Trophy troviamo proprio il Lugano. Ecco Amirzade, che è capitano. Consegna della coppa da parte di Guido Braida, no, che rimane al suo posto. Gaia ha deciso lei di. Grazie mille, grazie Amirzade. Oh, vediamo un po' con chi parliamo. Tipo Salvatore, Gioele. Sei bravo, hai giocato bene quest'anno, meglio dell'anno scorso, bravo. Grazie. Poi chi è che vuole dire qualcosa? Dov'è Noveselski piccolo? Non arriva. Ah, Criezzi, tu hai fatto robe straordinarie, cioè tutti e tre i portieri, ma tu a un certo punto paravi qualunque cosa. Grazie mille. Ah, Amirzade vuol far sapere che anche lui è il più vecchio, insieme a Mursilio Fernandez, è nato il 1 gennaio. Bel capodanno che hai fatto passare ai tuoi, complimenti. E allora eccoli, oh, Novoselski, figlio, ciao. Ciao. Ma tu hai preso una botta pazzesca alla caviglia, ho visto. Sì, lo so, però dopo non faceva più male. E poi hai giocato ancora benissimo, sei andato via. Allora, tu avevi pronosticato 3 gol, però sei andato 3 volte vicino a farli, Sì, ma l'importante è che la squadra ha fatto tanti gol. Ma glielo insegni tu a parlare così? Bravo! Oh, Bacuetila, Bacuetila, lo dico bene o è Bacvetila? È giusto. Bacuetila, giusto? Sei bravo, hai visto quanti gol hai fatto? 2 contro la Juventus, tu che squadra tifi? Il Barcellona. Vabbè, o il Lugano magari anche, no? Sì. Sì, però il Barcellona. Il Barcellona, un tifoso del Barcellona vuol diventare come Neymar. È azzeccato. Ho azzeccato, non è che, cioè voglio dire, potevo dir Messi. Grazie al Lugano, allora, quarto posto, complimenti. E adesso il podio in questa seconda edizione del Venice Champions Trophy, un podio alla squadra rivelazione, che intanto la foto naturalmente del Lugano, tutti vicini, ecco qua. Dicevamo, la squadra rivelazione ha iniziato il torneo un pochino così pigramente, se mi consentite il neologismo, forse anche un po' per il fuso orario, non so, insomma, dall'Argentina è difficile arrivare fin qui. Poi terzo posto per lo straordinario River Plate. Il River Plate dell'attaccante Ruberto, che in telecronaca abbiamo chiamato El Trenza perché ha la trecina, no? Adesso vediamo se ci siamo andati vicini. Intanto Rojas, oh grande, vedi, questo l'ho trovato. Dov'è Ruberto? Ecco, El Trenza, sei El Trenza? Tu eres El Trenza o no? Trenza, sì? Trenza, Trenza per la trecina. E poi abbiamo uno dei migliori giocatori di questo torneo, Echeverri. E il Diablito Echeverri, dov'è? Echeverri? Numero 8? Ah, wow, Echeverri, il Diablito, no, non ti faccio niente. Il Diablito, perché? Por un jugador que... Boliviano? Boliviano, sì. Dime, ora me dicen del club, me dicen del diablo. C'è un giocatore che negli anni 90 portò la Bolivia a una delle ultime, anzi forse all'ultima, qualificazione mondiale, si chiamava Echeverri ed era chiamato El Diablo. Lui, Echeverri piccolo, è il Diablito, giusto? Sì. Bravo Echeverri, bravi, bravi tutti, bravi River Plate. Complimenti anche a Barreto, anche a Della Cuesta, me li ricordo, Dadin.
È Rojas che alza la coppa. Rojas. Grazie River Plate, complimenti, ci vediamo l'anno prossimo. Foto, foto, ancora foto. Tornate l'anno prossimo, eh? Gracias River Plate, bravi tutti. E allora adesso intanto vorrei fare notare a tutti come i giocatori dell'Atletico Madrid si siano schierati per far passare i giocatori del Benfica. Davvero un bel momento, dovrebbe essere sempre così, purtroppo non lo è. Grazie all'Atletico Madrid che fa passare i bambini arrivati al secondo posto, il Benfica. Il capitano Diego! Vediamo se vi fa un sorriso, Diego. Ciao Diego, da chi vai? Oh, che bello! Diego? Oh, ma sorriso! È un grande momento, abbiamo Gonzalo Oliveira, Martin Ferreira, Vieira, Gonzalo Moreira, Ribeiro, Diego, Peixoto, André Novo, mi ricordo tutto, Leonardo, Martins, scusate, sono in mezzo. Adesso mi ha detto che fanno la stessa cosa con l'Atletico Madrid, quindi dovrò aspettare. Il secondo posto per la squadra che deteneva il trofeo, la prima edizione l'ha vinta l'anno scorso in finale contro il Malaga, quest'anno contro un'altra spagnola hanno perso, ma è fortissima questa squadra del 2006 del Benfica. Ciao Gonzalo Moreira, tu sei il mio preferito, ma te ne vai. Ciao. Vabbè, devo fare, lo so che non si fa, dovrei essere super partes, però il mio preferito è Gonzalo Moreira, stava facendo un gol pazzesco in finale, ha trovato la traversa e poi è andata come è andata. Adesso aspettate perché il Benfica fa la stessa cosa anche alla squadra che ha vinto il torneo. Ecco qui che si dispongono i bimbi del Benfica. E allora vince la seconda edizione! No, perché prima c'è Leonid Novoselski, mi stavo dimenticando di te, chiedo scusa. E allora è Samir Braushi che consegna il premio a Leonid. Leonid, per favore, di qualcosa. I lost my voice, I cannot talk. But I cannot not to say these words because I really wanted to thank you, fantastic team who organized this tournament. Coaching Sport Italia, all our friends. You are absolutely fantastic. And my personal friend, at least he was my friend before this year, because I terrorized him for the whole year.
I think he hates me now, but I love him. Saimir Brahushi. Thank you. And thank you, amazing public. You are great. I love you. Grazie, un applauso al meraviglioso Leoni Novoselsky. Allora veramente colgo anch'io l'occasione per ringraziare tutto lo staff di Coaching Sport, li vedete qui tutti blu, insomma sono stati tantissimi, vi hanno aiutato in tutti i modi, ci hanno aiutato in tutti i modi, anche noi che comunque abbiamo lavorato qui, ma anche i bambini sono stati accompagnati nella bellissima gita a Venezia, credo anche voi tifosi insomma che siate davvero state contenti di quella che è stata la partecipazione. Grazie anche naturalmente all'assessore allo sport di Caorle Giuseppe Boatto, grazie a Renato Nati, presidente della Fondazione per lo Sport di Caorle, a Guido Braida, presidente del Calcio Caorle. Tutti hanno davvero dato il meglio, il massimo perché questo torneo sia stato quello che è stato e penso di poter dire che sia stato davvero fantastico, esaltante, l'ho definito all'inizio, esaltante è stata la vittoria in finale, vince la seconda edizione del Venice Champions Trophy l'Atletico Madrid. Eccolo, Mursilio Fernandez, il capocannoniere, il picicci di questo torneo. 10 gol per lui, poi Viso Velasco, bravissimo. Ciao, Viso Velasco. Hola. Hola. Serissimo. Oh, abbiamo Richelme. Ciao. Grazie. Hola, hola. Utrero Labrador, hola. Hola. Ridono, va bene. Franco Ruiz con il numero 7, poi abbiamo con il numero 11 Yacoub Bernal. E allora un grande applauso per l'Atletico Madrid! Perfetta da Serie A, grazie e all'anno prossimo, ciao, bravo Atletico Madrid. Thank you.
Let's do it.